coerente con la proposta politica che ho fatto. E cioè abbiamo messo insieme persone disinteressate, persone che vogliono portare avanti il loro percorso. Mi auguro, una volta vinto, come è nell'ipotesi che lei evidenzia per spiegare questa sua domanda, mi auguro che poi ci sarà un rapporto con l'opposizione, che sarà variegata, di correttezza, ma come opposizione. La mia proposta è stata fatta prima. Chi ha accolto la proposta farà parte della maggioranza, chi non l'ha accolta farà parte della minoranza. E per rispondere a lei, in parte anche a Moggio prima, se me lo consente, voi sapete, perché lo avete scritto molti di voi, è da più di un anno e mezzo che avete scritto "Ma Scajola potrebbe fare il sindaco", perché lo raccoglievate in giro da parte della gente. Pensavo che lo raccogliessero anche gli esponenti politici, e devo dire che alcuni esponenti politici che hanno sfilato in questo ufficio davanti a me sono stati fra coloro che mi dicevano "sarebbe la soluzione migliore, ma te la sentiresti, ci avresti voglia, te lo potremmo chiedere". Beh, alcuni di questi poi me li sono trovato contro. Ma è la storia della vita. Ho una vita vissuta, ho avuto tante esperienze, nel bene e nel male. Vi auguro quelle che io ho avuto nel bene, non vi auguro quelle che io ho avuto nel male. Ma io sono un uomo senza rancore. Però questo non vuol dire che io non sia uomo che ha alcuni valori. E uno dei valori che più mi dà fastidio e che con più difficoltà reggo è proprio quello dell'invidia che porta al tradimento. Mi dà fastidio.